Ehi la ciurma, io sono MazzeTess e come potete vedere siamo qui su Magic Duels Origin. Questo non è nient'altro che il tra virgolette Magic 2016, per chi non avesse seguito le notizie dello sviluppo, ecco. E in pratica è un free to play che potete trovare su Steam con le solite strutture, insomma, di Magic 2015. Che potete vedere nel video del mio canale se per caso non avessi seguito la serie. Quindi c'è una modalità campagna e c'è una modalità battaglie online che possono essere contro un AI oppure contro dei giocatori altri, ecco. Ci sono modi per sbloccare le carte, si collezionano dei soldi, si sbloccano le carte, eccetera eccetera. In più ci sono anche delle missioni giornaliere, stavo vedendo l'altro giorno che l'ho aperto per provare un po'. E insomma, per esempio, vinci 4 duelli con un archetipo di mazzo verde-blu oppure nero-verde. Oppure vinci 2 duelli con un mazzo costruito dalla gestione mazzo, eccetera eccetera. Hanno cambiato un po' la grafica. Ah, tra l'altro io spero non ci siano dei problemi con la grafica, perché ho avuto dei problemi con la grafica l'altra volta. Ho aggiornato poi i driver, però non sono sicuro che si vedrà bene il campo di battaglia. E cos'è che volevo dire? In più sembra molto più leggero, cioè a occhio, da quello che ho potuto provare, sembra molto più leggero. Volevo solo farvi vedere il video iniziale, perché qua, avendolo già aperto una volta, non lo fa più vedere, ma si può andare... Forse qua, galleria video, ecco. Filmato introduttivo. La magia è potere. È in grado di creare e distruggere. Manipolare e trasformare. Può infrangere le leggi stesse che reggono un mondo. Numerosi maghi hanno dimora nei piani infiniti del multiverso. Eppure, nonostante la maestria con cui esercitano la loro arte, sono vincolati ai loro piani di realtà, ciechi, di fronte alla reale immensità del multiverso. Ma in alcuni di loro si cela fin dalla nascita un potenziale enorme, la scintilla, un dono che si rivela soltanto in circostanze di grande avversità. Quando si accende, un mago acquisisce la capacità di viaggiare tra i piani e attingere alla magia di cui sono permeati per raggiungere vette di potere altrimenti impossibili da scalare. In quell'istante ha inizio il suo viaggio, il viaggio di un Planeswalker. Beh, non c'è che dire, di sicuro un filmato d'effetto in cui fa vedere in pratica un po' di lore di sottofondo per chi non è tanto pratico di Magic, come per esempio io. E appunto fa vedere, dà una spiegazione rapida di che cos'è un Planeswalker, fa vedere appunto su che cosa si basa, insomma, il gioco di carte collezionabili Magic. Allora, io ho provato nella modalità storia, a parte che all'inizio entrando, cosa che io ho trovato davvero molto pesante. Ti obbliga a un tutorial e a delle battaglie contro AI. Insomma, devi fare delle cose obbligatoriamente, perché sennò non puoi cliccare da nessun'altra parte. Cioè, ti obbliga a fare delle cose. E anche se uno le sa fare, deve subirsi la spiegazione di ah, puoi tappare il tot mana, devi giocare delle carte terra, e puoi evocare delle creature, porta la vita dell'avversario a zero, eccetera eccetera, che sono cose che credo abbastanza tutti sappiano, se non chi conosce Magic, almeno chi conosce Hearthstone o similia, ecco, ex Shard of Fate, che ho visto che ultimamente sta avendo un grande successo, nonostante a me Marco sia proprio abbia fatto proprio molto schifo. E niente, quindi queste sono le mie prime impressioni. Il negozio è abbastanza uguale, buste, si spacchettano delle buste, adesso non ho soldi perché non ho mai giocato. Si possono ottenere le monete naturalmente con che cosa? Con dei soldi normali e del modo con cui si reggono su, insomma, tutto questo gioco. Il fatto che si chiami Magic Duels Origin mi fa presagire il fatto che
non lo faranno più all'uscire dell'anno, allo scadere dell'anno? Boh, non ne ho proprio la più pallida idea, però suppongo di sì, cioè da ignorante in materia credo che vogliano fare una cosa più del genere di Hearthstone, cioè gratuito con delle patch che aggiornano, no? Cioè Magic Duels sarà questo, poi c'è Origin, ci sarà magari una prosecuzione della campagna, ecco, più avanti, e non a scadenza uscite nuove, ecco. Anche perché con il fatto che sia free, che è free to play ora, fare uscire una nuova, un nuovo gioco non ha alcun senso se è sempre free to play. Alla fin fine metti una patch e fai prima, ecco. A meno che non devi cambiare drasticamente, a quel punto fai una patch pesante, tipo, non lo so, Untarned dalla 2.0 a 3.0, una patch molto significativa. Però non è che ha creato un nuovo Untarned. Niente, io vorrei farvi vedere un attimo... Ah no, un'altra cosa che devo dire prima di iniziare, per dare giusto un mio primo giudizio dopo quei 5 minuti, no, quella mezz'oretta a cui ho giocato l'altro giorno per provarlo. Due punti, uno che è stato tantissimo criticato, per cui il voto credo su Steam sia abbastanza negativo, cioè tipo quando l'ho scaricato io c'era il 48% dei voti che era positivo, è il fatto che sei costretto all'online, punto primo, cioè per entrare devi connetterti al server, che questa può essere una cosa per evitare che venga craccato o che... no, più che craccato, perché free to play, per evitare che ci sia della gente con delle carte finte, cioè che si modifica i file di configurazione del gioco e si ottiene tutte le carte senza dover pagare da loro. Però all'inizio c'è stato almeno un mesetto, cioè almeno fino adesso, adesso mi sembra che sia finito questo periodo un po' critico, in cui i server erano un sacco down, e cioè non potevi giocare perché i server erano in manutenzione, dovevano aggiungere dei server, crashavano dei server, eccetera eccetera. Quindi magari facevi una partita, cioè potevi giocare ma non ti salvava la partita, e quindi tempo perso. E secondo me era assurdo, cioè dici la faccio uscire ad agosto e non dici la faccio uscire a luglio. Invece l'ho fatto uscire il 29 mi pare luglio, o 26, il giorno che è uscito Windows 10, sono usciti lo stesso giorno. Solo che appunto fallo stabile, che i server siano stabili, adesso sembra che sia risolta questa situazione, però boh. L'altra questione invece è, che non so se è da qua dalle modalità carte, la creazione del mazzo. Perché i miei mazzi, sì, forse è qua che si chiamano i mazzi, si crea un nuovo mazzo. Allora, per creare il mazzo puoi fare gestione, costruzione mazzo guidata, che è appunto per quelli meno esperti, oppure gestione mazzo controllo totale per giocatori esperti. Io ho detto, beh, espertissimo non sono, quando ho fatto Magic 2015 il mazzo era quello base che vincevi finendo il tutorial, e poi dopo me l'ero modificato leggermente, cioè aggiungendo qualche carta, togliendo qualche carta, però le parti di base, tipo quante creature di tot forza c'erano, quante terre c'erano, era quella. Allora ho detto, facciamo costruzione mazzo guidato, no? Sarà una cosa simile. E invece no. Perché allora tu puoi scegliere un archetipo, no? Che ne so, boh, adesso prendiamo Tuono dell'Orda. Sì. Boh, facciamo questo. Ma no, facciamo questo. Sì, ok. Qua adesso ci dice di mettere... Allora, adesso non sta più spiegando tutto come la prima volta, però forse se premo qua sì, me lo dice. No. No, vabbè. All'inizio ti dice, metti delle creature, ti serviranno. Allora tu dici, va, metto questa. E ti riappare quella. E ti riappare quella. Dopo che ne metti, mi pare, 5 uguali, ti dà la possibilità di metterne un'altra. Adesso forse perché non ho altre carte, quindi mi mette solo queste. Poi, passo completato, dice, oh, metti delle creature grandi, però te ne dà 3, no? E tu hai altre carte, solo che non te le fa vedere fin tanto che non ne togli 5 di quel tipo. Cioè adesso che tolgo 5 di questo, ah no, 4, vabbè, e non ce ne ho più, però ho scelto il mazzo sbagliato. Comunque io facciamo con il bianco-blu. Sì. Questo, bianco-blu ho fatto io, perché era quello che mi ispirava di più, perché
era indicato, diciamo, per il controllo alato, diceva, e che è la tattica che ho utilizzato di più nello scorso. Ecco, ma perché adesso non mi fa neanche più costruire? Ah no, c'è, controllo aereo. Ok. Vedi, dice, metti delle creature volanti. Se io adesso metto 5 di questi grifoni, del tagliano tagliente. Ah, tra l'altro l'ho messo in italiano questo, non ho cambiato la lingua con l'altra volta. Mi dà la possibilità di mettere la sterna del cielo. Ma e se io volessi mettere la sterna del cielo prima? No, non posso. Che tra l'altro è più comodo la sterna del cielo, perché, cioè, uno dovrebbe mettere prima delle creature un po' più scarse, io metterei prima quelle più scarse, tipo la sterna del cielo, piuttosto che il grifone. E se metto le 5, metto 4 sterne del cielo, mi appare dietro un'altra carta, tipo il falco astrocoda, che è ancora più scarsa, cioè nel senso è più veloce da giocare. Quindi vuol dire che non hai per niente gestione, cioè ok per utenti, cioè per giocatori meno esperti, ma non sai neanche che carte hai alla fine, no? Vabbè, adesso sto facendo abbastanza caso, eh. Qui dice, ah, metti delle difese di terra pesanti, eccetera, eccetera. A parte che qua mette degli istantanei, delle stregonerie così, boh, a caso, però anche qua il funzionamento è lo stesso identico, cioè se io metto adesso 4 di... Ah no, uno solo di rappresaglia avevo. Boh, vabbè. Poi adesso mi darà la lince del gelo qua, finché non ne metto 4. E poi mi darà... Ah no, c'è un'altra rappresaglia. Cioè non ha alcun senso, non sei per niente libero di gestire, non è che è un aiuto medio, cioè ti costringe proprio a mettere delle cose così, no? Come vuole lui. Poi dice, adesso aggiungi e ti rimette lì, quelle del primo e quello del secondo mischiate insieme e con lo stesso funzionamento, cioè dopo che hai finito di mettere le carte là che hai, te ne propone un'altra, mettendotene solo 5 qua, ma non ti può dare la scelta completa, non ti può dire ti conviene mettere questo, questo, questa... No, cioè secondo me è fatto proprio da cani. E tra l'altro un'altra cosa che io ho odiato tantissimo e che vedremo adesso è che... Adesso ho messo tutto a caso. Adesso nella parte 4, terre, dice semplicemente queste carte sono state aggiunte al tuo mazzo. Cioè lui di base ti obbliga ad avere 24 terre. E l'unica cosa che puoi fare, se non sbaglio, è tipo togliere un cancello. No. No, non puoi neanche. Non puoi tipo togliere un cancello per mettere un'isola. No, non puoi. E anche tra bianche, blu, quali tenere di più. Niente. Lo fa lui. Lo calcola lui. E come lo calcola? Boh, cioè nel senso. Tra l'altro la proporzione è quella. Cioè, tu hai quelle creature e quelle. Ah, e poi c'è personalizza, sì, che poi ci puoi mettere un fricchettone davanti. Che poi tra l'altro. Perché così? Ah, ok. Ci mettiamo questa fricchettona qua. Chi se ne frega, ci metti lo sfondo. Ah, guarda che sexy. Metto tipo uno sfondo di My Little Pony. Ecco, così. È buono. E ti dà sta roba qua. E ti fa sto mazzo. Sì, lo elimino. Questo qua l'ho fatto così. E infatti non sono tanto convinto. Credo che dovrò poi modificarmelo per bene così. Con il mo. Ah no. Ma non mi dire. Ma vaffanbro. Cioè, non posso modificarlo. Normalmente non posso modificarlo normalmente. Oddio, non posso. Mi fa fare di nuovo passi. Mentre se fai la gestione per esperti, vabbè, ti dice sei completamente libero. Cioè metti due di queste. È come nel modificamazzo che c'era sull'altro, no? Metti questo, metti questo. Tipo questo. Non avremmo potuto mai neanche metterlo nell'altro modo. Cioè io ho tutte queste carte che posso giocare. Quella era anche una blu, no? Voglio mettere 60 isole. Metto 60 isole. No, non posso mettere 60 perché è il numero massimo delle carte. Però voglio mettere 40 isole perché mi piace avere tanto mana. Cioè, esci senza salvare. Secondo me è una pecca grave questa. Ed è la pecca principale, secondo me, di questo nuovo Magic. E poi io lo dico da persona che non è per niente esperta. Però non c'è una via di mezzo tra totale ignorante che gioca con un mazzo completamente a caso. Cioè, non puoi fare niente con quel mazzo creato là. Cioè, secondo voi tu riesci a creare un mazzo che abbia qualche senso secondo quella roba là? Secondo me no. Cioè, anche se sei principiante, vai con il primo giocatore online e ti mazzi pesantemente. Perché c'hai delle carte praticamente a caso.
Ma a caso, proprio completamente caso. Battaglia giocatore singolo. Proviamo una battaglia così a caso. Mi mette contro sto tizio che boh, chissà cosa giocherà. Cos'è che volevo dire? E quindi no, boh, è una roba davvero penosa. E più in più adesso quello che ho scoperto che non puoi modificare il tuo mazzo se non tramite quella versione stupida da per persone in... no, c'ho la grafica sfappata, devo cercare di capire come risolverlo, ma adesso è giusto per vedere un attimo. Vedete tutto... Credo sia un problema di... Tra l'altro, ho provato due o tre partite, ma mi esce sempre pochissimo mana, quindi credo che dovrò aumentare le terre, perché non riesco a giocare così. Adesso ne ho tre, però... Solitamente mi esce, ma sì, questa la posso mantenere. Ho delle carte abbastanza a caso, alla... Ecco. Per il fatto che... Ah, ok. Questo è comodo, il falco strocoda, però non ho un bianca per giocarlo. Quindi credo che andrò di fortezza glaciale. Bah, adesso facciamo semplicemente due passi così giusto per vedere un po' le animazioni. Che poi non si vedono neanche bene perché qua tra l'altro le frecce ci saranno ma non si vedranno. E mi scuso assolutamente per questo. Cercherò di risolvere per il prossimo video se faremo un prossimo video. Attacco improvviso. Sì, poi tra l'altro se non fai la missione abilità sulle questioni là, ti continua a dire sta roba qua. Cioè adesso facciamo una missione abilità. Ah, e toglie tutto e fa apparire adesso l'altro affare. In cui ti dice, ehi, guarda che ci sono degli Di affari con norma, attacco tutte le creature improvviso. attaccanti e bloccanti infliggono danno da combattimento contemporaneamente. Tuttavia, le creature con attacco improvviso infliggono danno da combattimento prima delle creature che ne sono prive. Ciò significa che una creatura con attacco improvviso spesso può distruggere una creatura nemica prima che questa abbia l'opportunità di rispondere. In questa missione abilità, resisti all'assalto dell'avversario e attacca nel tuo turno per conquistare la vittoria. Quindi dovrò giocare questa. Ah no, devo attaccare. No, ok, turno dell'avversario. Allora lui attacca con lo Juggernaut. Che io devo per forza bloccare questa. Ah no, questo è un istantaneo. Quindi io gioco l'istantaneo. Blocco con questo e gioco l'istantaneo. Ogni Confermo. volta che è il tuo turno di agire, un timer effettua un conto alla rovescia. Se vuoi lanciare un istantaneo, clicca su Blocca Timer. Questo ti darà più tempo per pianificare il tuo gioco. Ok. No, l'ho ucciso e perché avevo attacco istantaneo e più uno e quindi sono sopravvissuto, adesso lui non giocherà niente e lo seccheremo e GG. Ed è tutto così, sì, giochiamo la montagna, fase di attacco, attacco, confermo l'attacco. Ben fatto. È morto, Attacco improvviso evviva! e Ok. vantaggioso. E adesso puoi tornare alla partita. Però così te lo, appena c'è una cosa nuova ti fa la missione abilità, che può essere utile per degli ignoranti, però se qualcuno già conosce qualcosa di più è una fregatura. Falco strocoda o Starnia del Cielo? Ma la Starnia del Cielo è comoda perché costa poco, però può bloccare solo le creature con volare e non è comoda come cosa, anche se ha un 2-1, eh. Ma direi che potrei usare questa per attaccare il prossimo turno e poi vedere in futuro ecco cosa giocare. Però poi tanto sono già quasi 20 minuti, era giusto per farvi vedere un attimo come funziona qua. Adesso lui gioca una blu, vediamo se gioca qualche carta. No, fine, non ha giocato un Kaiser. Allora, io gioco un'isola. Poi cosa giochiamo? Questa mi viene più comoda giocarla dopo. Questo a volare. Questo
questa è molto comoda perché prende dei più uno più uno. Questo non posso ancora giocarlo. Questo nemmeno, quindi gioco la marescialla di fiume. Mi sembra la cosa più comoda ora come ora. Sì. Perché questa ha un'abilità particolare in pratica in cui... Ma lo so che non può attaccare, volevo solo vederla. Ah sì, trappola una creatura bersaglio al costo di top. Andiamo con la stella del cielo, confermiamo l'attacco e boh. Era giusto per farvi vedere un attimo come funziona qua la storia. Le animazioni sono abbastanza simili a quelle in realtà dello scorso Magic. La plancia di gioco forse è un po' più carina, ma qua voi non potete vederla. L'unica cosa là è che, cioè, l'ha fatto tipo a sangue, no? Che con il pull. Sì, non mostrarmi più l'attacco improvviso, mi hai fatto il tutorial prima. Usciamo. Sì, abbandoniamo il duello in corso, boh. Niente, questo è tutto. Io... Ah, poi appunto qua c'è la possibilità di prendere delle monete in questo modo, oppure con la campagna che... modalità storia. Credo che ci sia la storia di tutti e cinque questi personaggi. Cioè Gideon Jura, Jace Beleren, Liliana Vess, Chandra Nalar e Nissa Revan. Che tra l'altro io conoscevo Chandra e Jace, ma gli altri non li conoscevo. Sono molto ignorante. Comunque, detto questo, io vi saluto. Vi invito a scrivere nei commenti se per caso vi potrebbe interessare una serie su Magic Duels, come ho fatto quella di Magic 2015 l'anno scorso. Probabilmente andrà a interrompere momentaneamente quella di Alien Breed Impact, che è, credo, quella attualmente meno seguita e che è comunque molto lunga perché ha ancora altri due capitoli, e quindi credo che potrò sospendere quella per fare la storia. Poi credo che farò la storia e mi fermerò, perché non sono uno strasfegatato di Magic. Io vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!